Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Benissimo, salve a tutti e benvenuti, come ho detto prima, in questa live, diciamo. E come promesso ci troviamo di nuovo qui a parlare di metodi matematici della meccanica quantistica. Siamo alla sesta lezione oggi e parleremo di spazi LP. Prima di andare avanti, saluto, ciao Chiave, ciao S28. E prima ovviamente di cominciare, S28, non credo, devo fare la lezione, non ho tempo di sfide, non so se vuoi lasciarlo sotto i commenti. Praticamente... ti sfido 2 più 2. Allora, questo forse ho tempo per farlo. Forse no. No, non ce la faccio. Sono contento, Riccardo. Allora, oggi parliamo quindi di spazi LP, finalmente. Entriamo un po' nel vivo dell'analisi funzionale. Parleremo di questi particolari spazi che sono dei tipi di spazi vettoriali, ok? Sono proprio degli spazi vettoriali, sono però appunto spazi che hanno ovviamente alcune caratteristiche particolari che andremo a vedere oggi. Ecco, prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al gruppo Telegram, al canale Telegram, di seguirmi su Instagram, è tutto sotto in descrizione, ok? E anche il canale Discord, quindi tutto sotto in descrizione, unitevi. Ciao Nicola da Catania, che bellissima la Sicilia. Allora, per l'estate, Luca. Allora, per l'estate stavo pensando di preparare un corso che rimarrà ancora un po' top secret per un po', perché sarà un corso che non uscirà quindi sul canale, che farò d'estate però, filmerò d'estate, e che sarà un corso che con qualità aumentata, quindi migliore in un certo senso, e scusate un attimo, quindi qualità aumentata, migliore, e verrà fatto questo corso d'estate. Però appunto i video non verranno pubblicati proprio d'estate. Diciamo però che cosa? Che invece per video che verranno pubblicati d'estate penso che farò un video di metodi matematici della relatività generale. Se entro fine giugno, se Dio vuole, finiamo il corso di metodi matematici della meccanica quantistica, comincerò il corso di metodi matematici della relatività generale. Però diciamo contemporaneamente farò il corso di analisi 1 e teoria quantistica dei campi, anche con magari una frequenza minore. Giampi, aspettate un attimo, ciao Astro Gabri, vi ricordo di iscrivervi al canale di Astro Gabri. Allora, aspettate un attimo, lo linko magari qui in chat se riesco, il libro da cui prendo questo corso. Allora, però diciamo questa lezione non sarà ispirata da questo libro. Io intanto il libro base sarà il libro che ora vi linko, mentre la lezione di oggi è presa dal libro Metodi matematici per la fisica Cicogna. Infatti se potete cercare su internet metodi matematici per la fisica, scusate, Cicogna, e esce subito. È molto famoso, è fatto molto bene, solo che è molto generale e non va dritto alla meccanica quantistica, cioè è molto generale, parla anche di altre cose, ecco. Invece il libro su cui sarà preso tutto il corso è questo qui. Aspettate un attimo che lo devo trovare e vediamo se riesco a passarvelo. Allora, magari finita la lezione lo metto sotto in descrizione. Ciao Kevin, ciao Alberto, 2.
prima mi hanno sfidato anche un'altra sfida molto tosta, 2 più 2, è stata dura lì. Lì è stata più dura. Purtroppo mi sfidano, cioè non sono ancora bravo, sono ancora pronto per accettare queste sfide. Grazie Alberto. Allora, per seguire il corso che stai portando serve aver affrontato i corsi di analisi? Sì. Allora, analisi complessa non tanto. Analisi complessa non tanto. Più analisi 1, analisi 2 e algebra e anche topologia e teoria della misura. Quindi mi pare in molti corsi che teoria della misura si faccia in analisi 2 forse. Però quindi diciamo il background è analisi 1, analisi 2, algebra lineare e teoria della misura e anche topologia, ma molte volte questi sono dentro proprio alcuni corsi di analisi 1 e analisi 2. Luca, ti saluto solo di nome, però per favore non... perché ti saluto solo di nome, se no, se continui. Allora, conosci dei prof universitari che ti aiutano per le lezioni? Allora, se intendi che ti aiutano per le lezioni per fare queste lezioni, no, cioè non mi aiutano per fare le lezioni, però conosco dei professori universitari che mi sento molte volte con queste persone che sono mitici, davvero mitici. E sono il mio professore di una mia città che è in pensione e ci sentiamo molte volte, e poi un professore di Catania e il professor Caruso, e poi il professore invece Orazio Caruso, e poi il professor Mussardo. Il professor Mussardo, che invece è un professore che lavora alla SIS, studio. Internazionale di non a scuola internazionale di studi superiori avanzati. Questi sono i professori che conosco. Luca, se continui a fare commenti, sono costretto a commenti su queste cose, sono costretto esatto, Alberto, sarebbe meglio non farlo, perché sono più che convinto che sia uno scherzetto. Allora, il problema della misura in meccanica quantistica. Allora, Matteo, non so se ti... Non so se per caso tu, cioè se non ti dispiacciono libri in inglese, però c'è un ottimo libro che parla in generale di meccanica quantistica, è una sezione sull'interpretazione della meccanica quantistica e parla anche della misura. Queste sono le dispense di David Skinner. David, se cerchi questo, David Skinner, Quantum Mechanics. Lectures. Ecco, ok, se cerchi questo ti uscirà, forse si era. Ragazzi, non so se mi sentite, si è persa un attimo la connessione a quanto pare. Aia. Ok. Allora, e quindi perfetto, quindi David Skinner, Quantum Mechanics Lectures, qui parla di queste cose. Allora, di cosa tratti? Oggi parliamo di spazi LP in meccanica quantistica, quindi per poi capire bene la meccanica quantistica, ecco. Si parte tra 5 minuti. Allora, io condivido, purtroppo lo so, queste live meno soft siamo di meno, poi cioè, ci sono giorni in cui ho 100, di nulla Matteo, ci sono giorni in cui ho 100 spettatori, giorni in cui ci sono 20 spettatori, lo capisco, anche per il fatto, ciao Cosimo, ti saluto, per il fatto che effettivamente poi siamo entrati anche, sono cambiate le zone, quindi magari c'è gente che esce. Buonasera Mattia. Allora, condivido la mia live su Telegram.
Quindi vi ricordo di unirvi ai tre canali Telegram, che sono tre effettivamente. Il gruppo sono anche sono diversi, cioè hanno obiettivi diversi, uno in cui aiutiamo. Aspettate un attimo, copio il link. Allora, vediamo un po'. Wow, però grazie, visto che ci sono troll, mi divertite, no? Grazie. Così, vediamo un po' come bloccare. Ah, cavolo. Ok. Allora, sì, ne ho sentito parlare di questo libro, però non l'ho studiato. Che musica ascolto? Musica classica? No, non credo, non è lo stesso. Non è lo stesso. È un fisico teorico che mi pare, non ricordo in che campo lavora. Ah, comunque sia. Allora, vediamo un pochino. Quindi condivido il link. Allora. Perfetto. Tra un po' si comincia, tra 2 minuti. Allora, la branca più complicata. Beh, la meccanica quantistica effettivamente all'inizio è un po' tostarella, eh. Un po' tostarella effettivamente all'inizio, però anche la meccanica quantistica dipende molto anche dal modo in cui si spiega, però oggettivamente la meccanica quantistica e la relatività generale, ma diciamo io ho avuto più difficoltà a capire la meccanica quantistica inizialmente che la relatività generale, anche perché come diceva il buon vecchio Feynman, chi dice di aver capito la meccanica quantistica in realtà non ha capito niente. Effettivamente è un po' vero questa cosa, un pochino, è appena iniziata sì la live. E quindi io direi la meccanica quantistica e anche magari un po' di quantum gravity sono argomenti tosti perché soprattutto anche la quantum gravity perché richiede molta matematica. La teoria quantistica dei campi è tra un po', cioè ora che ho cominciato a studiare pochissimo proprio un po' di quantum gravity, ma la quantum gravity l'ho vista un pochino solo perché in qualche libro di geometria differenziale introduce un po' le stringhe per far vedere l'azione di Polyakov e cose del genere. Allora, come si... Ma devo essere sincero, io la vivo bene, cioè non sto avendo problemi. Sarà perché i miei professori sono bravi, cose del genere, e quindi la sto vivendo bene. Diciamo, a livello sociale ovviamente va male per tutti, però a livello didattico la sto vivendo bene. Gabri, posso farti una domanda? Allora, vediamo un po'. Beh, trovare tempo. Trovare il tempo è difficile, però diciamo con la didattica a distanza, da questo punto di vista, per la meccanica, diciamo, con la didattica a distanza, secondo me, ora sto avendo effettivamente... Sto avendo più tempo perché? Perché, per esempio, facciamo le ore asincrone, quindi la mattina posso fare i compiti e il pomeriggio studiare invece. Però è un concetto molto soggettivo e anche rispetto a me.
anche rispetto a me effettivamente può cambiare il tempo, ci sono periodi in cui ho più tempo, invece quanto tempo dedico a ciò, anche questo dipende, cioè io sono il tipo meno organizzato, però attenzione, questo non significa che non mi sono fatto una scaletta delle cose da fare, no, assolutamente no, io le scalette, tutte queste cose me le sono fatte effettivamente. Il fatto è che non mi dico oggi devo studiare 3 ore, cioè me lo sento io di studiare e studio, cioè quindi da questo punto di vista sono la persona meno organizzata al mondo, ecco. E quindi sì. Allora direi di cominciare il countdown, vedo che ci sono altre domande, rispondo dopo e quindi direi di cominciare. E con il countdown, quindi ci vediamo tra 30 secondi. Però aspettate un attimo, ovviamente, perché nel frattempo, diciamo, preparo la telecamera. Allora, aspettate un attimo, chiudo meglio la finestra. Allora, metodi matematici della meccanica quantistica, oggi parliamo della sesta lezione. Siamo arrivati a buon punto, dai. Ok, devo forse sistemarla ancora un po' meglio. Vediamo un po'. Ok. Perfetto. Allora, quindi oggi parliamo di spazi LP, come avrò detto ormai un sacco di volte. Cosa sono questi spazi cosiddetti LP? Allora, prima di tutto, in meccanica quantistica vedremo che queste cose ci serviranno in un certo senso indirettamente, ma ci serviranno. Allora, quindi io direi, scriviamo metodi matematici. Questo. Ho già preso il pennello che non serve. Metodi matematici, metodi per la meccanica quantistica, sesta lezione. E quindi vediamo subito una definizione. Aspettate un attimo, vado a prendere un pennarello nuovo. Allora, vi ricordo che cosa? Vi ricordo che per seguire soprattutto da queste lezioni serviranno dei background di topologia e teoria della misura, cioè dovrete già conoscere cos'è per esempio uno spazio di misura o cose del genere. Allora, oggi forse dedicherò meno tempo ai commenti perché purtroppo, come mi hanno fatto notare alcune persone, chi lo vede in differita poi si un po' confonde perché io nel frattempo guardo i commenti, poi torno qui e spezzo i discorsi, quindi faccio discorsi. E finisco un discorso e poi leggo i commenti, magari se avete anche domande a fine lezione. Allora, che cosa facciamo? Prima di tutto dobbiamo prendere uno spazio generico X. Questo spazio, diciamo, è uno spazio di misura e quindi lo posso indicare in questo modo con un'algebra A, con una misura mu. Quindi lo indico in questo modo. E poi prendiamo invece un numero, che è compreso tra pi e più infinito. Perfetto, la cosa qual è? È che non è in un intervallo semiaperto, cioè uno compreso infinito e escluso, no, è incluso anche infinito. E vedremo effettivamente cosa succede quando prende uno spazio L infinito. È una cosa molto particolare. Allora, comunque sia, diciamo, lo vedremo un po' più avanti nella lezione, che cosa succede. Allora, definiamo lo spazio LP ovviamente costruito sul mio spazio di misura, eccolo qua, benissimo, e questo spazio ovviamente è un insieme. Ok? Ma un insieme di cosa? Allora, è praticamente, potremmo dire, come lo posso scrivere? Lo scrivo così, è insieme delle classi di equivalenza di classi di
Equivalenza, eccolo qua, di classi di equivalenza di funzioni. Misurabili. Queste funzioni sono evidentemente funzioni di questo tipo che vanno dallo spazio X in un generico campo K. Allora, che cosa significa questa cosa? Noi stiamo definendo qui lo spazio LP, eccolo qua, come con P che va da 1 all'infinito e prendiamo lo spazio di misura di questo spazio e lo postuliamo su lo spazio di misura X ed è l'insieme di classi di equivalenza. Cosa sono le classi di equivalenza? Le abbiamo già viste queste classi di equivalenza. Quando? Le abbiamo viste già ieri nella lezione di gruppi fondamentali, perché effettivamente il gruppo fondamentale è una struttura algebrica di gruppo insieme di classi di equivalenza. Però noi partiamo, infatti, vi starete magari chiedendo qual è la relazione di equivalenza su cui si fonda la classe di equivalenza, poi, no? Quindi io devo definire una relazione di equivalenza tra una F e una G per la classe di equivalenza e poi definire un insieme di classi di equivalenza, che in questo caso è lo spazio LP. Ecco, diremo che dovremmo abituarci a dire sono, quando diremo F, impongo questa relazione di equivalenza, sono uguali quasi ovunque. Qua, no, ovviamente sono uguali quasi ovunque. In un certo senso. Cioè, che vuol dire? Parleremo molto spesso, incontreremo questo termine quasi ovunque. Ora, quindi definisco poi una classe di equivalenza F e l'insieme di queste classi di equivalenza di funzioni è proprio la mia, di funzioni di questo genere, è il mio spazio LP. Allora, ovviamente si può dimostrare se questo spazio abbia struttura di spazio vettoriale, effettivamente. E si può dimostrare. Ora, ovviamente, però, ci manca ancora un pezzetto della definizione. Infatti, queste funzioni vanno da x a k e devono soddisfare questa particolare proprietà. L'integrale sullo spazio di misura x del valore assoluto di f elevato alla p in, ovviamente, in demu, ecco, tutto questo è minore di più infinito. Che cosa vuol dire questa cosa? Praticamente io sto prendendo un integrale, ok, sul mio spazio di questo valore qui rispetto a una determinata misura mu di f, del valore assoluto di f elevato alla p. E devo imporre che questo integrale non diverga. Vi ricordate? Cioè, questa cosa vi ricorda un'analogia con la meccanica quantistica? Ora, via le domande. Questa cosa qui vi ricorda un'analogia con la meccanica quantistica? Via le domande. Vediamo un attimo, mi siedo. Allora, ciao Lorenzo, sì, certamente mi ricordo di te. Quanti anni ho? 13, mi puoi dare del tu? Luca, bravo, che specie. Sì, è vero, Luca, e pensa addirittura che io in libri di testo che ho usato, perché non ho studiato queste cose da un unico libro, molte volte non c'era scritta, non c'era scritta classe di equivalenza. Infatti, all'inizio mi sono meravigliato io studiando questo libro, diciamo, ho detto, ah, vedi, classe di equivalenza. Luca dice, certo la normalizzazione, assolutamente, io devo imporre di solito, cioè per far sì che effettivamente la mia funzione d'onda abbia un senso fisico, devo imporre una normalizzazione, quindi dire che l'integrale, in quel caso siamo in L2, infatti l'integrale della funzione d'onda elevata al quadrato in dx, diciamo, deve essere appunto, poi dico uguale a 1, ok? Per far sì, devo normalizzarla e questo è un processo che devo farlo molte volte, cioè devo normalizzare la mia funzione d'onda. E quindi per far sì che abbia senso questa cosa, perché è un po' come dire, io nella prima lezione effettivamente ho introdotto un po' perché in meccanica quantistica nasce il concetto di, per esempio, di teoria della misura e di tutte queste cose. Abbiamo parlato di insiemi misurabili secondo Borel.
e di tutte queste cose, in meccanica quantistica dello spettro discreto, e abbiamo detto, però, alla fine, attenzione, la probabilità che la particella si trovi, che un autovalore misurato, la particella si trovi nel mio spettro discreto, nel mio spettro discreto continuo, insomma, in tutto l'insieme degli autovalori deve essere uguale a 1, ovviamente. Attenzione, cioè, non è che ovvio che io troverò la mia particella in tutto lo spazio in cui può stare, oppure troverò un autovalore dell'energia che può avere nel mio spettro, ovviamente. E, se no, c'è qualcosa che non ha abbastanza senso fisicamente. E ne abbiamo parlato proprio nel primo video di questa cosa. Abbiamo parlato quindi del fatto, è ovvio che in tutto lo spazio, cioè la mia particella ha dei vincoli sullo spazio, quindi può stare magari in questo insieme. Può stare in questo insieme, è ovvio che la probabilità di trovare la particella in questo insieme sarà 1, se dico che può stare solo in questo insieme. È un esempio banale, quindi questo è il codice di normalizzazione ed effettivamente il mio integrale non deve divergere. Quindi vedete già una piccola analogia con la meccanica quantistica. Benissimo. Quindi, appunto, diciamo che si può vedere, si può verificare se effettivamente questo spazio abbia struttura di spazio vettoriale. Ci ricordiamo, no, cos'è uno spazio vettoriale? Dobbiamo semplicemente vedere se rispetta alle operazioni, se c'è questa, questa, come posso dire, se il mio spazio rispetta certe proprietà che rispetta lo spazio vettoriale. Quindi lo si fa molto banalmente. Allora prendiamo ora due classi di coerenza, X e Y, chiamiamo, e diciamo che appartengono a LP. Ok, costruito, scrivo sempre tutto, ecco qua, che è costruito sul mio spazio di misura. E poi diciamo, siccome questo è tutto incentrato sulla meccanica quantistica, diciamo, prendiamo un alfa che appartiene ai complessi, che è poi appunto lo spazio su cui si dovrà costruire lo spazio di Hilbert, che è uno spazio vettoriale. E attenzione, dopo queste lezioni sugli spazi LP parleremo degli spazi di Hilbert. E una cosa che a me interessa molto sarà lo step in cui parleremo di spazi vettoriali topologici e di gruppi topologici, che sono una vera figata e che dobbiamo proprio superare perché lo spazio di Hilbert ha questa struttura particolare di spazio vettoriale topologico. Lo vedremo, vedremo questa cosa dello spazio vettoriale topologico. Semplicemente una specie di aggiuntiva, una proprietà aggiuntiva del fatto che le operazioni che definiamo di somma, di prodotto, debbono essere continue. Definiamo ovviamente una topologia, va bene, e quindi. E ora diciamo che cosa? Che questa classe qui, ecco x più alfa y, appartiene a LP. Appartiene a LP e questo perché? Allora, possiamo scrivere tutto in questo modo. Possiamo scrivere x più Aspettate un attimo. Allora, ovviamente, se io prendo che questi due elementi sono due classi di equivalenza, quindi sono due elementi dello spazio LP, e io posso effettivamente posso costruirmi una norma, ok? Se diciamo, posso costruirmi quindi uno spazio vettoriale normato, quindi dire che LP è uno spazio normato, e quindi se prendo appunto queste classi di equivalenza, se prendo una classe di equivalenza X, allora la norma, eccola qua, su LP ovviamente, è definita come? È definita come l'integrale. Lo chiamo questo insieme IS di X IS alla P, tutto questo in demo. Allora, guardate, non vi dovete spaventare perché l'analogia è molto simile anche con spazi normati semplici, cioè la norma di solito di un vettore X, diciamo, ecco, se prendo la norma
Io posso costruirmela come radice quadrata, quindi qui metto la radice quadrata di x1 al quadrato più y1 al quadrato, dove magari queste appunto sono le componenti, quindi questo è un vettore bidimensionale e così via. Benissimo. Quindi prendo le componenti, eccole qua, y, x, ok, fine. Ora qual è il fatto? Come vedete qui abbiamo effettivamente una radice quadrata e poi abbiamo una somma. Qui abbiamo invece un'integrale. L'integrale effettivamente è un modo per rendere continua una definizione di somma, okay? Una somma di pezzi, quindi una cosa discreta. L'integrale la rende continua, quindi qui non stiamo facendo niente di che, come se stessimo sommando tanti x di s alla p, quindi facendo tutto questo integrale e poi facendo una radice quadrata. Ok? Una radice quadrata piesima. In questo caso è quadrato, radice quadrata nel caso di uno spazio euclideo bidimensionale, ma anche in un caso di spazio euclideo tridimensionale. Gli spazi LP hanno questa cosa che effettivamente posso generalizzare, e quindi ora mi definisco la norma, appunto. Benissimo. Ovviamente, questa norma, però, attenzione, deve rispettare alcune proprietà. La prima qual è? È che per ogni classe di equivalenza X che appartiene allo spazio LP, ora eviterò magari di scrivere costruito sullo spazio di misura, si è capito che è costruito su questo spazio di misura X, abbiamo, vale, che la norma è maggiore o uguale a zero. Ecco, questo è un concetto, proprio una definizione intrinseca della norma, sia se la definisco sullo spazio LP, sia che la definisco su uno spazio euclideo. È proprio una definizione di norma. Qual è il problema? È che più avanti vedremo delle definizioni di funzioni particolari che mi generalizzano il concetto di norma. Per esempio, vedremo la seminorma, che è importante quando vedremo gli spazi topologici, è il funzionale di Minkowski. Per esempio, la seminorma permette di associare una lunghezza nulla anche a un vettore che non è nullo. Pensate che pazzia addirittura. Ed è difficile da concepire mentalmente, cioè un vettore non nullo che ha lunghezza nulla. Ecco perché si chiama seminorma, poi, che non è il concetto di pseudonorma, è una cosa diversa. Lo pseudonorma, diciamo, c'entra il fatto della non degenerità, cose del genere, che non ci interessa. E quindi, diciamo, dato questo, quindi vale questa, la norma della classe di equivalenza maggiore o uguale a zero, ed è in questo caso, attenzione, è. La norma è uguale a zero se e solo se proprio il vettore è uguale a zero. Ecco, questo è il caso di norma, non stiamo parlando di seminorma. Benissimo, poi abbiamo seconda proprietà. Ogni classe di equivalenza X che appartiene al mio spazio, ora ovviamente mi tolgo, LP, e con lambda che appartiene allo spazio complesso, abbiamo che la norma di questo sia uguale a lambda valore assoluto. Guardate qui. Qui abbiamo questa cosa qui. Ovviamente qui quando io porto fuori lambda devo mettere il valore assoluto, perché se lambda è poi, qui abbiamo detto appartenente al campo dei complessi, ok, quindi non posso dire numero negativo o positivo complesso perché non ha lo stesso ordinamento dei reali, i complessi non hanno lo stesso ordinamento dei reali. Però se per esempio dico lambda appartenente a un generico k, quello che succede è che ovviamente io devo portare fuori lambda, questo lo vediamo anche in un normale spazio vettoriale qualsiasi, lambda lo devo portare fuori e devo metterlo sotto valore assoluto perché questo potrebbe essere negativo e quindi poi mi negativizza la norma e non avrebbe senso, quindi lo metto in valore assoluto. Perché ovviamente la norma sola deve essere per forza positiva per definizione. Però in un certo senso è tutta questa ad essere la norma, ok? Allora, e poi per finire, per ogni classe di equivalenza x, y, appartenenti ovviamente a LP, esiste ovviamente la famosa disuguaglianza, eccola qua, la disuguaglianza triangolare, questa disuguaglianza qui, eccola, perfetto. Ora,
detto questo, questa è l'introduzione, ecco, semplicemente è una piccola introduzione a ciò che sono gli spazi LP. Quindi ora io un attimino mi siedo e ditemi se avete alcune domande. Approfittatene ora. Abbiamo visto quindi l'inizio degli spazi LP. Cosa sono gli spazi LP? Ecco, questa è una piccola parte. Benissimo, ora dato questo, io mi siedo, quindi se avete domande da fare, fatemele pure. Antonio, posso farlo in un altro video, però non oggi, cioè oggi non mi sembra il caso. Non... Ciao Edoardo, ho 13 anni. Perfetto, allora, quindi se avete domande potete farmele. Potete benissimo farmele se avete delle domande. Non so se mi sono perso delle domande, siccome... Luca dice, grazie Luca, grazie veramente. È vero, sono davvero delle gran figate. E saranno, volevo annunciarvi, ora leggo il commento di Giacomo, volevo annunciarvi, ecco lo dico. Se non, sembra brutto che... Allora, volevo annunciarvi che usciranno anche, questa è la sesta lezione di metodi matematici della meccanica quantistica, ma usciranno anche delle cosiddette lezioni extra, che sono delle lezioni in cui parliamo di cose come, per esempio, una prima lezione sarà teoria delle categorie, cioè metodi della meccanica quantistica extra, in cui parliamo delle categorie e dei funtori. Come mi hanno chiesto anche, perché? Perché effettivamente nel corso andremo a vedere anche la teoria di Lie. Quindi gruppi di Lie, algebre di Lie. Però una cosa molto importante è il funtore di Lie, che è un morfismo che quindi, proprio da definizione di funtore, conserva la struttura di categoria, che mi porta da una categoria di gruppi di Lie a una categoria di algebre di Lie. E lo vedremo. E questa è la prima. Poi faremo anche un'altra lezione extra, metodi matematici della meccanica quantistica extra, che sarà sulla geometrical quantization. Saranno più puntate, cioè più... puntate, più lezioni, perché lì parleremo proprio, partiremo dalla geometria simplettica, quindi la Hamiltoniana, quindi dinamica Hamiltoniana, per poi arrivare a vedere la geometrical quantization, che è appunto una procedura, cioè è la quantizzazione canonica. Però, come sapete, la quantizzazione canonica verte sul cambio dalle parentesi di Poisson ai commutatori, poi dall'introduzione degli operatori di creazione, di istruzione. Mi pare che abbia... No, la lezione deve uscire ancora sulla quantizzazione canonica, degli operatori di... uscirà un video che quello fa parte del corso di teoria quantistica dei campi, della quantizzazione del campo di Klein-Gordon, che si può fare quantizzando l'oscillatore armonico. Partendo dall'oscillatore armonico io posso quantizzare l'equazione di Klein-Gordon, perché effettivamente l'equazione di Klein-Gordon è come un oscillatore armonico. Se io per esempio passo da phi di x di t a phi di p di t, quindi faccio una trasformata di Fourier, effettivamente che mi lega i due campi scritti con variabili diverse, poi lo metto dentro l'equazione di Klein-Gordon e ottengo effettivamente l'equazione dell'oscillatore armonico, proprio quella fisica con la frequenza, che in questo caso coincide con l'energia. E quindi parlerò dell'energia relativistica, ovviamente stiamo parlando. E quindi queste lezioni extra saranno sulla geometrical quantization, che cos'è? È la quantizzazione, però dal punto di vista geometrico affrontata effettivamente, cioè perché effettivamente noi ci stiamo trovando sempre su una varietà simplettica, stiamo sempre adottando varietà che debbono avere una struttura simplettica. Quindi sono delle varietà che hanno in sé una forma differenziale particolare che viene detta symplectic form e che appunto rispetta certe la symplectic form rispetta certe proprietà. Vediamo se ci sono commenti per... Ah, dovevo leggere il video di Giacomo, il commento di Giacomo. L'esaustività dimostra da un lato la tua grande passione, ma allo stesso tempo la tua pretesa esiste. Esatto, Giacomo, questa è una cosa su cui io molte volte mi arrabbio un po' proprio per mia natura, perché, perché purtroppo io sono stato di fronte a gente che mi criticava o comunque voleva solamente, voleva solamente, diciamo,
in un certo senso testarmi, ecco, solo perché non credeva in me, perché si pensa appunto, questo purtroppo è successo alle elementari molte volte, perché pensava la gente, cioè che è una cosa da stupidi, oltre che impossibile, da stupidi fare cose da piccoli di questo genere. E quindi hai perfettamente ragione, quindi grazie per i complimenti. Grazie Edoardo. Di geometria algebrica, grazie Kevin. Concordi pienamente con Luca. Chi era Luca? Ah, sì, Luca, sì, che dice è vero, della lezione figa. Di geometria algebrica parlerai? Allora, in questo corso non credo, cioè ho un po' parlato, ma diciamo non è proprio correlata alla geometria algebrica. Ho parlato un po' di diversi tipi di algebra, oltre alle algebre di Lie, ma quello non è proprio geometria algebrica e non credo che parlerò in questo corso, però si può fare un corso a parte di geometria algebrica, assolutamente, anche perché cavolo è fighissima. Ma diciamo che, diciamo che effettivamente, in un certo senso, io geometria algebrica l'ho studiata da un libro che era fatto molto bene, mi pare si chiamasse Introduction to Algebraic Geometry, mi pare si chiamasse. Aspettate un attimo che lo cerco. Introduction to Algebraic. No. Sì, era di là, ah, ecco perché l'ho scordato, era di Lang questo libro, era di Lang, del grande, del mitico Serge Lang, questo libro di geometria algebrica, è davvero una grandissima figata. E quindi questo corso non credo appunto che la porterò perché appunto... Nel libro che prendo come riferimento non parla molto di geometria algebrica, non credo che la porterò. Poi porterò, diciamo, parlerò di, vabbè, ovviamente parlerò anche di meccanica quantistica, cioè non si limiterà solamente a introdurre oggetti matematici, parlerò di distribuzioni, di cose del genere, ma non si limiterà solo a introdurre oggetti matematici, ma andremo proprio a vedere effettivamente la meccanica quantistica affrontata usando dei materiali matematici, in un certo senso molto tosti, proprio. Infatti parleremo della rappresentazione di Schrödinger, la rappresentazione di Fock e tutte queste cose. Ecco, quindi insomma, in un certo senso, vediamo un po'. Aspettate un attimo, continuo a pubblicizzare il mio video su Telegram, quindi vi ricordo di unirvi anche a Telegram. Allora, Antonio mi chiede perché la fisica convenzionale predice una costante cosmologica decisamente troppo ampia? Allora, ne parlerò. Ora continuo la spiegazione, però bellissima domanda, ne parlo tra un pochino, quando finisco la seconda parte della spiegazione. Dimostrazione preferita? Allora, beh, la dimostrazione... Allora, una dimostrazione. Allora, ho fatto un video pure sulla dimostrazione del teorema fondamentale dell'algebra, però una dimostrazione che usa la topologia, usa i lacci ed è davvero figo una dimostrazione topologica della teorema fondamentale dell'algebra. Poi, queste sono domande molto belle che però appunto quando te le dicono a primo impatto non ti viene mai idea, poi ti vengono dopo. Però questo del teorema fondamentale dell'algebra è... Come si riconcilia la gravità di Einstein con la meccanica? Allora, prima di tutto, non è la gravità di Einstein a doversi riconciliare con la meccanica quantistica, diciamo, è un pochino il problema sta in una
sta nel modello standard della gravità quantistica, che sembrano avere due la gravità, che sembrano avere proprietà completamente sì, quella con sì, quella con il gruppo fondamentale, esatto. Però nel mio video non mi ricordo di che dimostrazione portai. L'ho fatto comunque un video anche. Come si riconcilia la gravità di Einstein con la meccanica quantistica? Stavo dicendo appunto il modello standard e la relatività generale. Il problema è che se io quantizzo il campo gravitazionale, effettivamente trovo dei risultati. Risultati particolari, per esempio, uno di questi è l'equazione di Wheeler De Vit, che è un'equazione, questa qui, che non include il tempo in sé. Cavolo, è una cosa strana questa, un'equazione fisica che non include il tempo. L'equazione di Wheeler De Vit, quindi una di queste, è uno dei risultati più importanti in campo della quantum gravity, solo che è molto complicata, le soluzioni sono molto complicate e anche vanno a finire con la funzione d'onda universale e tutte queste teorie così. E però, diciamo, il vero problema è la rinormalizzazione. Cioè la rinormalizzazione della teoria, di una teoria di gravità quantistica, effettivamente. La rinormalizzazione è un modo matematico per far sparire certi infiniti che escono proprio per natura nelle teorie di campo. Per esempio nel calcolo della Hamiltoniana, dell'energia, quindi, e abbiamo due tipi di divergenze particolari, l'ultraviolet divergensis e la infrared divergensis, cioè sarebbe la divergenza ultravioletta e la divergenza a infrarossi. Cioè fa una specie di analogia con questi due termini, ma non è che riguarda veramente termini ottici, semplicemente fa un'analogia per il libro da cui ho studiato io, per far capire da dove arrivino queste divergenze nella teoria quantistica di campo. E quindi la rinormalizzazione è un modo per risolvere queste divergenze. Nella gravità quantistica non funziona. Ma non è solo questo. Ci sono tantissimi altri problemi e riguarda anche indirettamente la costante cosmologica, la domanda che ora ti rispondo. Prima andiamo avanti un pochino. Benissimo. Allora, diciamo che cosa? Allora, vediamo ora la disuguaglianza cosiddetta di Minkowski. Quindi cancello qui. Anzi, facciamo così, cancello qui sopra, pure. Cancello prima qua sopra, ok. Allora. Cavolo, si è sporcato tantissimo la lavagna, mi tocca lavarlo. Allora, quindi ora vediamo la disuguaglianza di Minkowski, invece. Il pennarello. Allora. Aspettate un attimo, dov'è il pennarello? Ho perso il pennarello. Dov'è? Trovato. Eccolo qua. Allora, diciamo, come lo chiamiamo? Disuguaglianza di Minkowski è una. Vabbè, dai, scrivo proprio disuguaglianza di Minkowski. Disuguaglianza di Minkowski. Allora, prendiamo due elementi x e y del mio spazio LP, costruito sullo spazio di misura x, con una certa algebra A e con una misura mu. Ora, dato questo, questa qui è semplicemente una cosiddetta disuguaglianza, ovviamente. Allora, prendiamo un integrale, l'integrale sullo spazio di misura x di S, perché ovviamente, attenzione, qui stiamo parlando di classi di equivalenza. Le x sono delle funzioni, sono sempre delle funzioni e questi S sono degli elementi dello spazio x, ok? Benissimo. Più y di s, perché ovviamente siccome di solito lo indichiamo con x, qua possiamo fare x di x che è l'insieme, facciamo un sacco di confusione, li chiamiamo s, ma potevamo chiamarli pure Patrizio, non c'entra nulla. Quindi valore assoluto elevato alla p in the mu, questa cosa qui,
perché ovviamente noi stiamo sempre adottando questa misura, ok? Quindi, appunto, come dicevo prima, qualcuno mi chiede i prerequisiti di questo corso. Teoria della misura è fondamentale. Ma se volete posso portare anche nelle lezioni extra che ho detto, metodi matematici della meccanica quantistica extra, posso portare anche qualcosa sulla misura, sull'integrale di Lebesgue, sulla misura di Borel, di Radon, quelle sono le principali, di Borel, di Lebesgue, di l'integrale di Lebesgue, che poi c'è sempre l'altro nome che non so mai pronunciare, l'integrale di Riemann, non so pronunciarlo, se qualcuno in chat lo può scrivere, tipo, non mi ricordo mai il nome, l'integrale di Riemann e poi un altro nome che cominciava con la S, e poi l'integrale di Lebesgue e un altro nome che cominciava con la S. Allora, quindi, questo integrale è minore, tutto questo integrale, non so se vedete, ditemi se vedete, se sentite. Ciao Spider, Crash, Luca, ho 13 anni, ditemi se vedete, se sentite, magari avvicino un altro po'. Ecco qua. È minore o uguale dell'integrale x ds alla p, 1 alla p, più integrale su y. Su y, non so perché ho scritto y. Di y ds p. Qui ho dimenticato in demu, stiamo messi bene. In demu 1 su p. In demu 1 su p. Beh, ragazzi, in realtà qui vi ho fatto una specie di trabocchetto in realtà. Perché? Esatto, Antonio, verissimo, sì. Non riesco mai a pronunciarlo bene. Stielcis, non... mi dimentico anche il nome in realtà. Allora, comunque sì, è lui. Vi ho fatto un trabocchetto perché? Perché una delle proprietà che deve rispettare la nostra norma è proprio questa, la disuguaglianza dei costi, perché queste sono delle norme, effettivamente. Sono delle norme, cioè x più y normato è minore o uguale di x più y. E quindi questa qui viene detta disuguaglianza di Minkowski. Ora ditemi, scrivetemi, io ho la dimostrazione pronta. Se esatto, Brown, infatti è proprio la disuguaglianza triangolare, attenzione, è solamente che appunto io la sto in un certo senso applicando a questi particolari spazi che sono gli spazi di LP, ma questo, ditemi se per caso volete la dimostrazione, se possiamo, se volete, oppure, perché di solito non ho portato fino ad ora dimostrazioni in questa... In questa, diciamo, questa lezione. Ovviamente, cioè, qual è? Ok, Luca. Allora, cosa abbiamo? Dimostrazione, quindi appunto è una disuguaglianza triangolare effettivamente, solo che poi vedremo come questa disuguaglianza di Minkowski si possa pure applicare magari a caso p uguale a infinito. Magari proprio oggi andremo a vedere il caso p uguale a infinito, perché oggi poi vediamo L2, L1 come esempi, vediamo anche un po' di convergenza uniforme. E poi vediamo se arriviamo, perché ci vuole un po' per arrivare anche a vedere magari lo spazio dell'infinito. Diciamo che nella prossima lezione introduciamo gli spazi di Hilbert anche, però credo che ancora vedremo altre cose sui... Ah, Stefano dice, lasciala al lettore, come facile esercizio. Beh, allora magari non la lascio solo al lettore, la facciamo insieme e vediamo se riusciamo a farla. Ecco. Allora, dimostrazione. Perfetto, comunque sia, verissimo, verissimo. Devo lasciarla al lettore come facile esercizio. Allora, evidentemente io posso scrivere che cosa? Che x più y alla p
tutto questo è ovviamente per la proprietà delle potenze uguale a x più y alla p meno 1 per x più y. Benissimo, fin qui, ok. Poi posso scrivere, ovviamente, minore o uguale di x più y, e questo qui, qui faccio sempre elevato alla p meno 1, ma qui faccio somma dei valori assoluti, scritto in questo modo. E qui scrivo è minore, quindi questo pezzo, tutto questo, è minore o uguale di questo. Ora cosa possiamo fare? Allora, possiamo applicarlo, possiamo mettere questa cosa dentro un'integrale e scrivere quindi integrale su x di s più y di s. Quindi cosa sto facendo ora? Questa appunto è una diseguaglianza che la metto qua dentro in un'integrale, e quindi qui scrivo alla p meno 1, poi scrivo alla p in demu, e questo qui è minore o uguale dell'integrale su x. Come applichiamo quindi questa parte pure, non sto facendo niente di che, sto semplicemente mettendo dentro un'integrale. Sì, come stava dicendo Luca, esatto. Appunto, questa disuguaglianza, come vedremo, come ho detto prima, appunto verrà generalizzata, vedremo il caso p uguale a infinito. Esatto. No, ma assolutamente non sarà così semplice neanche introdurre concetti come L infinito, perché sono concetti appunto un po' particolari. E poi, come diceva anche, ha scritto la validità di certi concetti base, non è banale, assolutamente, è verissimo. Ok, quindi ora possiamo scrivere l'integrale minore uguale dell'integrale su x di x di s più y di s, questo alla p meno 1, e poi che cosa? Per x di s in demu più integrale su x di x di s più y di s alla p meno 1 per y di s in demu. Eccolo qua. Cioè, qui praticamente ho appunto preso questa disuguaglianza e messa dentro un'integrale. Quindi qui abbiamo tutto questo integrale minore uguale di questa somma di questi due integrali. Perfetto. Ora, grazie Sebi. Ora, dato questo, possiamo scrivere, possiamo introdurre, ecco, benissimo, prendiamo questa cosa, questo può essere, possiamo introdurre, quindi però devo scrivere di nuovo tutto più grande forse, perché posso scrivere qui, allora, minore uguale, questo qui, allora, però non va qui, allora, questo è minore uguale, è una grandissima formula, non riuscirei mai a metterla su tutta una riga. Perché ho questo pezzo, per farvi capire, questo pezzo che è minore o uguale di questa somma di questi due pezzi, che è minore o uguale di un altro integrale, ora che chiamo integrale su x di questa somma x di s più y di s alla p meno 1 per q in demu. Però non va neanche, non si legge bene poi, mannaggia. Non so come sistemarlo. Ah, posso fare è minore o uguale di un'integrale su x di x di s più y di s alla p meno 1 per q, perché ho aggiunto quest'altro q, perché ora faccio qua 1 fratto q invece. Quindi scrivo in questa maniera, perché questi due quindi si autoeliminano tra di loro. Perfetto.
E ora, dato questo, ovviamente, questo qui, scrivo sempre, perché abbiamo questo pezzo che abbiamo già qui, effettivamente, eccolo, per integrale su x di x di s in demu, la 1 fratto p, ok, e poi più, qui è un bel casino, perché non va lo spazio, è un bel casino qua. Allora, vediamo un po'. Scriviamo questo per integrale su x di x di s in demu alla 1 fratto p più integrale su x di s, qui ho sempre poi io, y di s, alla, anche qui, p meno 1 per q in demu alla 1 fratto q, quindi ho introdotto questo arbitrario q che poi si va a cancellare, anche qui per integrale su x di y di s, valore assoluto sempre, in demu alla 1 fratto q. Scusate, alla 1 fratto p. Allora, ragazzi, cosa ho fatto tutto qui? Allora, praticamente ho preso questa disuguaglianza, che è senza integrali, poi l'ho messa dentro l'integrale, e quindi deve sempre valere, anche se lo mettiamo dentro l'integrale, quindi abbiamo questa cosa qui, questo è minore o uguale dell'integrale, quindi ho fatto la stessa cosa fino a qua. Fino a qui ho fatto la stessa cosa, poi ho introdotto un nuovo Q, un nuovo numero, cioè diciamo un nuovo numeretto Q che si va ovviamente qui, vedete, ad autoeliminare in un certo senso, quindi semplicemente l'ho aggiunto e poi niente, niente di più, niente di nuovo, ho semplicemente aggiunto questo Q. E ora, dato questo, cosa possiamo fare? Allora, io sono peggio di quelli che scrivono dimostrazione lasciata come esercizio file, ma molte volte mi fanno innervosire perché scrivono è banale la dimostrazione, quando in realtà non è proprio banale. Però io sono ancora peggio e la lascio a metà la dimostrazione. No, scherzo, scherzo, non la lascerei mai a metà. Non la lascerei mai a metà. Allora, ora vediamo un pochino cosa possiamo fare. Vediamo un po'. Per continuare a dimostrarlo, allora, per continuare a dimostrarlo, dobbiamo in un certo senso introdurre un piccolo lemma. Allora, scrivo questo piccolo lemma prima di continuare a dimostrarlo. Allora, lemma. Allora, praticamente ho se prendo un P che è incluso in un intervallo aperto tra 1 e più infinito, poi posso prendere un Q, questo numeretto Q, che è coniugato di P, è tale che 1 su P più 1 su Q sia uguale a 1. Ora, se A e B appartengono a un intervallo aperto 0 più infinito, allora posso avere che AB è minore o uguale di A alla P fratto Q più B alla P fratto Q, cioè scusate, B alla Q fratto P, e questo qui è minore o uguale di, possiamo scrivere, A alla B minore o uguale di A alla P fratto Q più B alla Q fratto P, e questo qui, diciamo, se solo se A era uguale a B alla 1 fratto P meno 1. Benissimo. Allora, che cosa significa tutto questo? Questo è un piccolo lemma. Se prendo questo P che è incluso tra 1 e più infinito aperto, poi prendo il Q coniugato,
che soddisfa questa relazione. E quindi, presi questi due numeri A e B, che appartengono in un intervallo aperto di zero infinito, avrò questa relazione. Se, solo se, però A è uguale a B alla 1 fratto P è meno 1. Ora, dato questo, posso scrivere, posso continuare la mia dimostrazione, e la mia dimostrazione della disuguaglianza di Minkowski. Posso prendere, usando questo lemma, posso prendere Q e dico che, dico cosa? Allora, vediamo un pochino. Sul chat. Andrea dice: non mi è chiaro da dove salta fuori 1 su P, dove nella dimostrazione? Forse intendi 1 su Q, questo qui. Forse intendi. Perché io poi ho una radice qua. È come se qui stessi introducendo x più y alla p meno 1 per Q, e poi faccio la radice quadrata Qesima. E ovviamente devo togliere, faccio semplificazione, ok? E quindi quel 1 fratto Q sarebbe una radice quadrata, effettivamente. Cioè, scusate, una radice quadrata, una radice quesima, volevo dire. Quindi ora, se scriviamo 1 meno 1 fratto Q è uguale a P, ok? Scusate, è uguale a 1 fratto P. Benissimo. È uguale a 1 fratto P. E ora, quindi, dato questo, possiamo scrivere, se abbiamo questa relazione che è importantissima, possiamo scrivere che l'integrale su x di valore assoluto di xs più ys di s, ovviamente, alla p in demu fratto 1 su p. Perché ora andiamo a sostituire, quindi andiamo a sostituire 1 su q con che cosa? Evidentemente posso portare 1 dall'altra parte, quindi ottengo 1 meno 1 su p, sarebbe 1 su q. Sostituisco e dovrei ottenere proprio, ditemi se è giusto, ma se vado a sostituire 1 su q uguale a 1, a 1 meno 1 su p, ottengo proprio la mia disuguaglianza di Minkowski. Quindi qui c'è l'altra parte che già conosciamo. Quindi ditemi se è giusto, se vado a sostituire 1 su q con 1 meno 1 su p, dovrei ottenere proprio la mia disuguaglianza di Minkowski. Vediamo se ho saltato un po' di domande. Dovresti dimostrare che l'integrale è monotono. Allora, se dimostrassi che l'integrale è monotono, vediamo un pochino. Beh, ovviamente accetto altri consigli, altre magari anche critiche se non vi piace questa dimostrazione, se non so. Si potrebbe pure fare. Allora, dimostrare che l'integrale è monotono. Allora, se dimostrassi che l'integrale è monotono, avrei. E tu, diciamo, quale integrale intendi? Cioè, per dimostrare la disuguaglianza di Minkowski. Allora. Ciao Riccardo, cosa sto facendo? Stiamo parlando di spazi LP.
Ciao Gabriele, potresti un giorno parlare di Pauli e dell'amicizia con Jan e della sua credenza nel trascendentale? Per me sarebbe un buon argomento tra fisica e psicologia. Allora, finalmente sono riuscita a cambiare nome a questo canale. Certamente che si può fare, anche perché magari lo porto in una live del sabato, visto che durante le live del sabato parliamo più di argomenti molto soft, diciamo. Vediamo. In quale campo di fisica teorica ti piacerebbe fare ricerca? Allora, se ti vuole, mi piacerebbe teoria delle stringhe o gravità quantistica in generale. Allora, c'è una domanda che mi sono perso. Sempre di Luca, Gabriele Quiz, qual è la definizione spaziale P per la quale ha senso parlare di prodotto scalare norma? Allora, aspetta un attimo che blocco. Allora, stavo dicendo, sì, scusate un attimo, mi ero distratto. Qual è la decisione? Allora, diciamo, forse intendi quale tipo di spazio LP? Cioè, tipo, perché, per esempio, diciamo, è che lo spazio L2 è l'unico in cui io posso avere che la norma è indotta dal prodotto scalare. Ah, ok, stavi parlando di quelle cose, ok, delle classi di equivalenza, ok, avevo capito più una specie di domanda in quale spazio LP, in che tipo di spazio LP posso dire magari che la norma è indotta da un prodotto scalare, ma comunque sia, ora lo dobbiamo vedere tutto, anche la parte di prodotto scalare la possiamo vedere, sì, ma comunque sia, usando le classi di equivalenza. È più che comodo. E come ho detto io prima, anche mi sono meravigliato quando ho cominciato a studiare da questo libro, che, come ho detto, è Metodi matematici della fisica di Cicogna, perché lui qui introduce effettivamente le classi di equivalenza. Ma è un libro molto approfondito questo. Ok, allora, per quanto riguarda invece, vai già all'università? No, no, non vado all'università. Non si può, non si può. Andrea dice, hai usato la disuguaglianza, hai usato la disuguaglianza di Holder. Esattamente, infatti la disuguaglianza di Minkowski deriva proprio dalla disuguaglianza di Holder. La disuguaglianza di Minkowski è verissimo. Allora, sì, effettivamente, come ho scritto prima, di quel piccolo lemma, ecco, quella è una piccola parte della disuguaglianza. Eh sì, mi ero visto, ci sono da poco, quanti anni hai? Complimentissimi. Jacopo, ho 13 anni. Ah, ecco, dovevo rispondere, ecco, non, spero che Antonio ci sia ancora. Spero che Antonio ci sia ancora. Dovevo rispondere alla domanda della costante cosmologica. Allora, il fatto qual è? Il fatto è che praticamente. Questo è un concetto che si vede, cioè non so cosa intendi con fisica convenzionale. Non so cosa intendi con fisica convenzionale, però diciamo, in teoria quantistica dei campi, per esempio, no? Se prendo la teoria quantistica dei campi, ho che l'autovalore più basso di energia, quello legato al vuoto, il cosiddetto, lo chiamo E con zero, non è. Ah, ok, ci sei. Allora, questo diciamo autovalore E con zero non si può dell'energia, non si può, cioè sarebbe praticamente la misura dell'energia più bassa possibile, che non è nulla. Ed è anche una delle intuizioni più geniali, che diciamo è una conseguenza delle intuizioni che poi ha avuto Einstein, che ha avuto Planck sul fatto della discretizzazione, che l'energia si trasmette tramite dei pacchetti. E questo significa che è discreto effettivamente lo spettro. Cioè io parto da un valore più basso, che per esempio nell'oscillatore armonico è un mezzo h tagliato omega, e così via, ed è discreto, ma non sempre è discreto, ci sono casi anche in cui è continuo, casi in cui è discreto e continuo, come l'atomo di idrogeno.
E quindi praticamente io ho che non posso misurare direttamente con zero. Però a me piace chiamarlo così, cioè la gravità dovrebbe vedere tutto effettivamente. Cioè la somma di tutte le energie del punto zero, cioè dello stato vuoto, deve contribuire in un certo senso al calcolo del tensore energia-impulso, quel T mu nu che sta nell'equazione al secondo membro dell'equazione di Einstein. E quindi, dato questo, noi dobbiamo aspettarci che effettivamente cosa dobbiamo aspettarci? Che siccome appunto questa somma di energie nel punto zero contribuisce al calcolo del tensore energia-impulso, io mi devo aspettare nel secondo membro una costante cosmologica, diciamo, della forma effettivamente lambda uguale a E con zero fratto V, dove V dovrebbe essere appunto lo spazio, il volume in cui ci troviamo. Ecco, e quindi abbiamo questo valore. E l'osservazione attuale suggerisce che il 70% della densità di energia nell'universo ha l'estensione proprio, ha diciamo questa proprietà di una costante cosmologica. E il fatto è che però, qual è il problema? Che non ho capito cosa intendi tu con fisica convenzionale, ma in un certo senso questo dato è molto più piccolo rispetto ad altre scale nella fisica delle particelle, principalmente come nel modello standard e cose del genere. Quindi devo, cioè, in realtà il dato che io poi vado a misurare per quanto riguarda in un certo senso la densità di energia nell'universo, è in realtà una delle scale più piccole nella fisica. E questo è anche un po' il problema, anche il limite di osservazione, cioè noi non possiamo vedere oltre una certa scala di energia. E questo anche molte volte scrivono, la teoria delle stringhe è diciamo, la teoria delle stringhe è metafisica, è pseudoscienza. No, non è questo. Molti purtroppo me l'hanno scritto, ma non è questo assolutamente, perché prima di tutto, vabbè, è un framework, e poi non è colpa nostra se non ci sono dati sperimentali, cioè noi dobbiamo cercare ovviamente di riuscire a vedere oltre questa scala, oltre questo limite di osservazione, dobbiamo riuscire a capire cosa succede veramente dentro i buchi neri, però ovviamente finché non riusciremo ad avere le giuste tecnologie per farlo, è ovvio che non restiamo fermi e non teorizziamo, anzi proprio la teoria sta alla base di tutto, cioè non è che tutto nasce da un esperimento, o meglio, prima sì era così, prima tutto nasceva dall'osservazione, ma oggi secondo me non è più così, cioè oggi non sempre tutto nasce, molte teorie fisiche secondo me non moderne, proprio moderne, non nascono dalle evidenze. La meccanica quantistica sì, la meccanica quantistica sì. Diciamo, la relatività generale no. La relatività generale nasce da alcune osservazioni mentali proprio di Einstein, esperimenti mentali che faceva Einstein, perché Einstein subito ha ingaggiato Edison appunto per diciamo in un certo senso ha fatto subito quell'esperimento dell'eclissi solare che ci fu, no, nel 1919. E quindi in un certo senso questo. Quindi grazie per la domanda, Antonio. Ora stavo leggendo un attimo una domanda di Luca. Comunque avrei una domanda, dato che tra queste cose uno è studiando esclusivamente dal libro. Beh, allora dipende. Infatti, io ora devo fare un altro video in cui consiglio libri, un video in cui parlo approfonditamente del mio metodo di studio per approfondire appunto. E perché? Perché praticamente effettivamente, scusate un attimo, mi ero distratto.
effettivamente devo fare dei video del genere, perché in cui consiglierò anche delle lectures, delle video lezioni che ho incontrato, per esempio le video lezioni di Friedrich Schuller e cose del genere. E parlerò di tante altre video lezioni anche buone di analisi 1. E secondo me dipende, come dicevano prima, anche dagli esercizi. Gli esercizi sono molto importanti. E porterò sul mio canale anche alcuni esercizi di analisi 1 molto particolari. Esatto, poi ovviamente qui sono in un certo senso come ti trovi te effettivamente, cioè se sei più bravo negli esercizi, nella teoria, però gli esercizi sono più che fondamentali, sono più che fondamentali. Allora, Luca dice, sull'integrale monotono, perché partire se... Ah, è vero. Perché per dire che se x è minore, vabbè, il valore assoluto di x è minore di valore assoluto di y implica che anche il loro integrale rispetto a questa disuguaglianza devi dimostrarlo. Qui sì, tu dici proprio la parte iniziale, questa qui, effettivamente è vero. È vero. Bisogna dimostrare anche questa cosa. Hai ragione. Cioè, perché effettivamente io all'inizio ho preso la disuguaglianza e l'ho messa dentro l'integrale. L'ho messa dentro l'integrale, e però ovviamente dico, effettivamente dici, scusa, ma vale? Però stavo pensando, molti stanno scrivendo, la monotonia si può dare per scontata effettivamente. Beh, anche perché qui dietro c'è tutto un background di teoria della misura, e la monotonia deriva anche dalla teoria della misura dell'integrale, quindi magari lo do già per scontato, forse per assunto, per... Però appunto, come dice Andrea, forse, dai Luca, possiamo dare per scontato che l'integrale sia monotono? Perché appunto ora sto seduto, perché ora torno alla lavagna. Sì, qui siamo, sì, qui è più analisi funzionale, diciamo, questa è analisi funzionale. Allora, benissimo. Ora cosa possiamo vedere? Allora, vediamo un pochino. Possiamo parlare. Ecco, sì, parliamo un attimo di un piccolo esempio, tipo L2. Comunque, prima qualcuno mi stava chiedendo dell'astronomia. Allora, mi piace l'astronomia, sì, però preferisco cioè preferisco la cosmologia quantistica, relativistica, e quindi in un certo senso mi piace studiare tipo le equazioni di Friedman, l'espansione dell'universo, tutte quelle cose lì, insomma. Ma l'astronomia come i pianeti, le stelle, i nomi, tutte quelle cose no, mi sono proprio noiose. Invece le equazioni di Friedman, tutte quelle cose che più astrofisica, cosmologia, quelle cose sì, mi piacciono. E poi cosmologia quantistica, non te dico. Ok, allora, un esempio è lo spazio L2. Allora, che cosa ho nello spazio L2? Il pennarello di nuovo perso. Allora, prendiamo lo spazio L2X AM1. Eccolo qua. Questo qui quindi è lo spazio L2, quindi P uguale 2, sullo spazio di misura X. E ora, dato questo spazio, attenzione, ha una proprietà molto particolare. È l'unico spazio per cui la norma è indotta da un prodotto scalare. Quindi io prendo un prodotto scalare, lo definisco in questo modo, integrale su S di
x coniugato y in demu. Eccolo qua. E io posso ora definire il mio, la mia norma in questo modo. Beh, perché effettivamente, se ci pensate, no? Perché? Perché è così questa cosa? Cioè, intuitivamente, perché L2 è l'unico spazio, per cui, la norma è indotta da un prodotto scalare, per cui un prodotto scalare induce una norma? Perché proprio L2 non è L3, non è L'infinito addirittura? Sì, in teoria della misura non c'è sempre aree come le intendiamo classicamente, no, assolutamente, cioè c'è una rivisitazione un po' di tutto, si parla di sì, assolutamente, di volumi, cioè si riparla di nuovo di queste cose, effettivamente, cioè le si rivede in maniera più rigorosa e cambia effettivamente anche significato in un certo senso. La misura di Lebesgue permette effettivamente di calcolare cose come volumi, oppure per esempio, appunto, intuitivamente, no? L'integrale di Riemann viene un'integrazione del genere, cioè io per approssimazione mi costruisco dei rettangoli verticali. Ecco, intuitivamente questa integrazione di Lebesgue invece consiste in una costruzione di integrali, di rettangoli, in un certo senso, non so come disegnarli. Vabbè, così li faccio, però integrali in un certo senso che sono, ecco così, che sono invece verticali in un certo senso. Ok, e orizzontali, scusate, e quindi sì, cambia un po' tutto. L2 appunto rappresenta lo spazio di tutte, diciamo, lo spazio di tutte le classi di equivalenza, costruito ovviamente su uno spazio di misura x, di tutte le classi di equivalenza di funzioni che soddisfano la proprietà che l'integrale su questo spazio x di f, di valore assoluto f elevato al quadrato in demu, sia convergente, sia un'integrale che non diverge. Ora, perché proprio L2? Perché il prodotto scalare proprio nell'L2 induce la metrica? Perché effettivamente il prodotto scalare io lo faccio tra due elementi, e quindi così la norma io la posso definire in un certo senso come un x al quadrato vettore radice quadrata, e quindi qui poi faccio una somma, sarebbe un x per x, quindi sarebbe x1 al quadrato e così via, ok? Quindi in un certo senso, perché appunto abbiamo il prodotto scalare tra due elementi, e qui quindi L2 che poi mi prende appunto la norma che abbiamo introdotto prima. Benissimo, questa qui è definita come l'integrale, come abbiamo visto prima, appunto, di valore assoluto di x al quadrato in demu alla 1/2. Benissimo. Appunto, questa qui è la metrica. In L2. L2 è su un generico spazio S, qui magari possiamo scrivere, ho scritto X, perché ho scritto X. Vabbè, ma quindi diciamo su un generico spazio S, o magari X, o come chiamatelo voi, insomma. Ma quindi questo qui è L2. È il caso più semplice, per esempio, L2 costruito su R. L2 è costruito su R, quindi abbiamo un semplice differenziale integrale da meno infinito a più infinito di una funzione f di x elevata al quadrato in dx. Questa cosa è divergente, è convergente, scusate. Esatto, come dice Luca, sono tutte le funzioni quadrato sommabili. Esattamente. Ah, Luca studia fisica. Allora, Luca, io sono onorato di avere qui una persona veramente competente che guarda i miei video, quindi sarei onorato di avere un tuo feedback a riguardo, se ti piacciono, se li faccio bene, se potrei migliorare. Quindi sono veramente onorato di essere guardato da una persona veramente, da una persona veramente competente nel campo. E anche Riccardo, che è un ingegnere, sono onorato di essere controllato in un certo senso anche da gente che è veramente competente, perché io alla fine tutto, come posso dire, non è, non sono, non posso definirmi ovviamente una persona, cioè le studio, però non posso definirmi,
Allora, dato questo, ora passiamo ad alcune piccole definizioni, cioè LP in generale, LP che si costruisce su sullo spazio misurato, su uno spazio di misura X, è uno spazio di Banach. Uno spazio di Banach. Allora, che cos'è uno spazio di Banach? Lo spazio di Banach è uno spazio vettoriale normato completo. Allora, che cosa significa avere... Oh, cavolo, io sono veramente contento perché ho un sacco di gente davvero competente. Veramente vi ringrazio tutti e mi sento anche più sicuro così perché così sono veramente controllato da gente che cavolo è brava veramente, che le studia queste cose, che ha fatto esami su queste cose. Quindi grazie mille. Allora, quindi e oltretutto vedremo anche, cioè vedremo quanto do la definizione, ma lo dico ora già, che lo spazio LP è anche uno spazio pre-Hilbertiano. Ovviamente sono spazi normati, come abbiamo capito, perché posso scrivere, posso indurre una norma, effettivamente. Sono spazi di Banach, e quindi attenzione. Perciò, se sono spazi pre-Hilbertiani, se sono spazi di Banach, indovinate un po', gli spazi LP sono spazi di Hilbert. Gli spazi LP sono spazi di Hilbert, solamente che siccome ancora non abbiamo definito gli spazi di Hilbert, gli spazi di Banach magari qualcuno già li può conoscere senza aver visto gli altri, però diciamo è uno spazio vettoriale, lo spazio di Banach è uno spazio vettoriale e su questo spazio è definita una norma tale praticamente che se io definisco ogni successione di Cauchy è convergente ad un punto dello spazio stesso. Che significa questa cosa? Allora, le successioni di Cauchy non le vado a definire, perché magari si vedono già in algebra lineare, mi pare. Però, diciamo, le successioni di Cauchy sono particolari successioni che vengono dette, le ho definite, mi pare, nel corso di analisi 1, già, sì. Sono delle successioni dette anche fondamentali. E se ogni successione di Cauchy converge ad un punto dello spazio stesso, quindi ogni successione di Cauchy di questo spazio converge a un punto dello spazio stesso, allora diciamo che, ed è uno spazio normato, allora diciamo che questo spazio normato è completo. Uno spazio vettoriale normato completo si dice spazio di Banach. Lo spazio LP è normato, bisogna dimostrare che sia completo lo spazio di LP, lo spazio LP. Se dimostriamo che lo spazio LP è completo, allora abbiamo che LP è uno spazio di Banach. E oltretutto, poi lo spazio LP è anche uno spazio pre-Hilbertiano. E qui, dice Luca, ora mi sto perdendo pure, effettivamente hai ragione, devo perdermi di meno. Hai ragione, perché effettivamente leggo i messaggi, mi distraggo. Quando faccio i discorsi, poi perdo il filo del discorso, hai ragione. Hai ragione, Andrea, avete ragione. Ciao Marco, lui è un mio amico. Grazie tanto. Grazie, è un modo, nostro modo di chiamarci. Come dice Marco, vi invitiamo a unirvi a unirvi al gruppo Telegram perché si discute di matematica, di fisica, diciamo quasi sempre, ovviamente molto bello. Poi abbiamo anche che lo spazio LP è uno spazio pre-Hilbertiano. Che significa spazio pre-Hilbertiano? Allora, è uno step, appunto, pre, è uno step prima dello spazio Hilbertiano. Allora, praticamente io devo definire uno spazio vettoriale con un prodotto interno, con un inner product, che possiamo dire il prodotto interno è come un prodotto scalare. Questo però può essere un prodotto ermitiano anche. Potrebbe essere anche un prodotto ermitiano, quindi perché stiamo parlando di uno spazio che poi si costruisce su i complessi. Allora, il prodotto interno praticamente sarebbe effettivamente una mappa che
che prende due elementi del campo, scusate, dello spazio vettoriale, e mi restituisce un elemento del campo su cui è costruito lo spazio vettoriale. Quindi stiamo parlando, quindi mi prende due vettori e mi restituisce un numero, quindi il campo è come il prodotto scalare. Però sarebbe questa qui, una, in un certo senso, una forma sesquilineare che è simmetrica, è definita positiva anche. Ecco. E quindi, semplicemente, lo spazio pre-Hilbertiano è questa coppia, uno spazio vettoriale che può essere o reale o complesso, e poi questo prodotto interno. Ecco, però non, noi abbiamo che? Quindi abbiamo questo spazio LP, e sia uno spazio di Banach e sia uno spazio pre-Hilbertiano. Che dite? Ci mettiamo pure lo spazio di Hilbert? Ma non è che decido io di metterlo, lo spazio di Hilbert, è che lo spazio LP, gli spazi LP, diciamo, sono spazi di Hilbert. Praticamente, state attenti che è un pochino, in un certo senso, un po' intrecciata la definizione di spazio di Hilbert, ma la darò formalmente nella prossima lezione. Uno spazio di Hilbert è praticamente uno spazio che si chiama, siccome i matematici hanno fantasia, H, è uno spazio vettoriale H, che può essere sia reale o complesso, e qui definiamo sempre un prodotto interno. Allora diciamo che la distanza, la metrica indotta dal prodotto scalare su H, ok? Quindi è anche uno spazio metrico. Io prendo il prodotto interno, poi prendo la distanza D, che questa distanza è questa metrica, diciamo, è indotta dal prodotto interno. E quindi diciamo che questo spazio metrico è completo. E quindi questo cosa significa? Significa che il prodotto scalare induce una norma. Ah, sto vedendo, non ti si vede. Aia, forse la connessione. Ok. Sì, mi è... Luca, anche io, cavolo, io a me piacerebbe concentrarmi molto sulla quantum gravity, e quindi geometria differenziale, fibrati, quanto amo i fibrati, cavolo, quanto amo i fibrati. Ah, a proposito di questo, bellissima domanda, Gabbiano, ho fatto un video a riguardo. Quali sono le implicazioni? Cioè, tu intendi le implicazioni. Le implicazioni, allora, i motivi sono, ho fatto un video a riguardo. Le implicazioni, cioè le conseguenze, allora, quindi i motivi, ho fatto un video, le conseguenze pure, beh, diciamo, nel calcolo, in un certo senso, semplicemente a livello numerico cambiano alcune cose, ovviamente, a livello concettuale, anche in un certo senso, a livello concettuale, sì, anche, diciamo, in un certo senso. Comunque sia, ho fatto un video, Gabbiano, a riguardo, ora non voglio addentrarmi molto, perché se no, come dice Luca, poi mi perdo, e, come dicono Luca e Andrea, però ho fatto un video a riguardo. Ok, ora, quindi lo spazio di Hilbert che cosa fa? È questo spazio vettoriale con un prodotto interno. Questo prodotto interno induce una norma. Questa norma induce una metrica, è tale che rende completo lo spazio, perché effettivamente la successione di Cauchy nella successione di Cauchy, io posso definirla usando il concetto di metrica. Quindi io parto da questo prodotto interno che mi induce una norma, che mi induce un prodotto scalare, scusate, un prodotto interno che mi induce una norma, che mi induce una metrica, che mi rende lo spazio completo. Quindi effettivamente abbiamo tutti gli ingredienti per dire che LP sia uno spazio di Hilbert. Benissimo. Ora, 13 anni, sì, ho 13 anni, ok,
Ora, dato questo, possiamo andare a vedere. Che cosa? Ah, sì, ci sono delle cose interessanti che si possono vedere, come per esempio i teoremi di densità. Possiamo andare a vedere effettivamente i teoremi di densità. Vediamo un pochino. Siamo da 1 ora e 38. Ok, allora io direi per oggi di concludere qui e poi di domani cominciare a parlare di spazi localmente compatti, domani del teorema di Ries-Markov, che è davvero molto importante. E io direi che poi non domani, ma magari dopodomani parlare di spazi di Hilbert, perché domani voglio concentrarmi sugli spazi localmente compatti. Allora, facciamo il countdown per i saluti finali. Allora, benissimo ragazzi, domani quindi parleremo di spazi localmente compatti. Perché ci servono? Ci serviranno perché poi li ritroveremo anche, cioè noi ora vogliamo andare a definire bene, ciao, grazie Astro Gabri, alla prossima, noi vogliamo andare a definire bene effettivamente, in un certo senso, dei vincoli topologici qua, cioè noi vogliamo studiare bene le caratteristiche topologiche, la topologia degli spazi, per poi andare a vedere la quantizzazione. Infatti, ci saranno dei video speciali in cui parleremo di quantizzazioni su spazi non semplicemente connessi, per esempio il nastro di Möbius, o il toro. Il toro è uno spazio non semplicemente connesso ed è lì più complicato quantizzare, cioè lì è più complicato trattare una particella effettivamente su spazi del genere. Perché, per esempio, come abbiamo detto prima, io molte volte prendo appunto funzioni che appartengono. Funzioni che appartengono a L2, abbiamo parlato di cose del genere, ecco, gli spazi di Hilbert che sono spazi vettoriali topologici. Il fatto è che qual è? È che a noi interessa effettivamente vedere anche le proprietà topologiche degli spazi che ancora non abbiamo visto. Per ora dobbiamo ancora introdurre gli spazi di Hilbert. E domani quindi vedremo un po' gli spazi localmente compatti in generale e quindi vedremo che è molto difficile quantizzare uno spazio che non è semplicemente connesso, cioè non è semplice, ragazzi, non è semplice. E vedremo perché non è semplice. Vedremo che non è semplice e vedremo come in realtà in uno spazio semplicemente connesso, in realtà effettivamente è molto semplice. Alessio, Gabriele, ma ti stai facendo seguire da un professore universitario? Allora, no, cioè, diciamo, io prima del lockdown conobbi un professore molto bravo con cui mi sento, ma diciamo che ci diamo più che altro, cioè lui mi dà consigli sui libri, però a livello di spiegazioni poi studio da solo, lui mi dà consigli su dei libri, perché ovviamente servono quelle cose, poi magari mi dà esercizi. E cose del genere. E ringrazio tantissimo tutti questi professori che ho conosciuto, che sono davvero mitici. Benissimo, quindi se avete
Allora, se avete delle domande a riguardo, riguardanti la lezione, belle, insomma, fatemele pure, se no poi chiudiamo. Ecco, credo sia arrivato il momento di chiudere. Io ora, si è fatta una certa ora, quindi se avete delle domande, beh, che grazie Alessio. Beh, che ora ovviamente si è fatto un po' tardi, ecco, quindi sto salendo con la chat a recuperare domande se ce ne sono state. Allora, Giuseppe, non è questo il corso in cui si parla di fo effetto fotoelettrico, di queste cose. Questo è un corso più di metodi matematici della meccanica quantistica. Luca, saluto allora il tuo amico, lo saluto ovviamente. Saluto anche l'amico di Mattia, assolutamente. Saluto tutti ovviamente, non c'è neanche bisogno di chiedere, vi saluto tutti, saluto i vostri amici, le vostre famiglie a questo punto. Come ci si sente ad essere in classe con studenti che sanno fare? Bah, diciamo in realtà a me piace molto, in realtà stare in classe, per fortuna mi trovo molto bene perché ho trovato un bellissimo ambiente e diciamo, ripetere non fa mai male, è vero, qualche volta mi annoio effettivamente, però diciamo alla fine dai, ora con la didattica a distanza i rapporti sociali sono azzerati totalmente, però mi piace stare con i compagni e quindi insomma non mi annoio, cioè non mi annoio tantissimo, ecco, però. Mi aiuti con i logaritmi? Dipende. Riccardo, sei entrato su Telegram, ok? Dipende che cosa sui logaritmi? Dipende che cosa? Ah, forse ho visto, sì, allora, Davide, sì, è vero, su YouTube, hai ragione Davide, scusa, non mi hai più risposto, non ti ho più risposto. È vero, hai ragione Davide, perdonami. Allora, vediamo un pochino. Vediamo un po', aspettate un attimo. Sì, Davide mi aveva chiesto dei libri. Allora, Davide, devi semplicemente andare su Amazon perché sono libri. Aspetta che li prendo. Sono libri molto famosi. Allora, questi due libri sono libri molto famosi che partono da zero in maniera anche molto buona. In maniera molto buona e sono fantastici. Uno è Fisica per non fisici, ed è stato scritto da Guido Corbeau ed è un libro fatto molto bene perché usa pochissima matematica, usa poca matematica e quindi davvero molto buono e te lo consiglio. Questo è di Fisica per fisica. Per matematica. Questo librotto che io ho letto in un'estate mitico, l'estate in cui stavo facendo la quarta elementare, ed è davvero mitico, parte dalle frazioni e arriva agli integrali. È ovvio che poi dovrai, quando avrai finito, dovrai incrementare con veri libri, ma comunque sia,
Davide, te lo sto dicendo qui perché per alcune impostazioni di privacy non contatto in privato, però diciamo che appunto questo qui è molto buono, che cos'è la matematica, ed è stato scritto da Richard Courant e Herbert Robbins, eccolo qua, che cos'è la matematica, eccolo, e questo è Fisica per non fisici. Questi due libri, uno comincia da quello che vuoi, perché a dire la verità qui non serve tanta matematica, però magari comincia da questo, che è molto molto buono. E poi Fisica per non fisici, eccoli qua. E non so come lasciare il link per Amazon, perché cioè, in realtà sono molto famosi, quindi se li cerchi come si chiamano, come appunto si chiamano, su Amazon, li trovi subito. Invece mi hanno chiesto, eccolo qua, questo non c'entra niente con i libri per iniziare, mi hanno chiesto se ho letto Gay delle Scerbacche, eccolo qua, sì, per cominciare sì Davide, poi ovviamente devi andare avanti, però questi due per iniziare, per darti un'introduzione, sono più che ottimi, e non sono neanche tanto divulgativi, cioè non è che sono divulgativissimi. Lo sto leggendo, Gay delle Scerbacche, eccolo qua. Sono arrivato a pagina 90. Tra l'altro, fa un bellissimo discorso sull'isomorfismo, perché parla di questa cosa di come dare il significato alle parole. E mi affascina molto qua, come dice, prima ha usato la parola isomorfismo, tra virgolette, per esempio, per indicare che la si deve prendere con grano salis. I processi simbolici che sottendono la comprensione del linguaggio umano sono talmente più complessi rispetto ai processi simbolici dei normali sistemi formali, che se vogliamo continuare a pensare al significato come mediato da isomorfismi, dovremmo adottare una concezione su ciò che gli isomorfismi possono essere molto più flessibili di quanto non si sia fatto finora. Secondo me, infatti, l'elemento chiave nel rispondere alla domanda che cos'è la coscienza sarà la comprensione della natura dell'isomorfismo che sottende il significato. E questa parte, cavolo, mi ha affascinato molto. Mi ha affascinato molto, non so perché, però mi affascina questa cosa, no? Del significato della parola che in un certo senso è indiretto. Perché in realtà noi ci concentriamo molto sulla parola, quando in realtà ci dobbiamo concentrare sulla natura dell'isomorfismo che associa alla mia parola un significato che noi diamo comunemente. E quindi coscienza, per capire cosa sia la coscienza, noi dobbiamo capire l'isomorfismo che ci porta a concepire la coscienza. Però non l'ho finito e mi sono fermato perché per la tesina sto approfondendo le tesi di Pirandello e quindi sto leggendo ora qualche opera di Pirandello. Quindi mi ero un attimo fermato e lo ricomincerò a studiare una volta finita la tesina per la terza media. Infatti ora stavo leggendo Uno, Nessuno e 100.000 e anche quello mi sta appassionando tantissimo, tutti questi pensieri. Quindi mi pare che tu stesso, Silence, mi avevi chiesto ti interessi la filosofia, assolutamente mi piace molto. Luca dice: vogliamo un corso su Smooth Manifolds. Allora, parlerò di Manifolds, Fibrandles, di Tangent Bundles, di anche un po' di topologia algebrica, quindi in generale Differential Geometry, in un corso che sarà Metodi Matematici della Relatività Generale. E partiremo dagli spazi topologici e arriveremo fino alla teoria dei fibrati. E anche magari vedremo un po' di varietà differenziabili complesse, però magari quello lo metto in varie in ma pure là faccio metodi matematici della relatività generale extra, perché le varietà differenziabili complesse sono usate in teoria delle stringhe più che altro, che relatività generale non servono per tutto. E quindi ragazzi, questo quando finisce il corso di metodi matematici della meccanica quantistica uscirà il corso, quindi credo d'estate, se Dio vuole, d'estate si farà il corso di metodi matematici della relatività generale, in cui parleremo di queste cose e non solo. Testo di riferimento per la teoria dei gruppi. A dire la verità, io non ho letto un libro che parli solo di teoria dei gruppi. Io ho letto più libri che parlano anche di teoria dei gruppi. Allora, il primo è il libro che ho usato per questo corso, Metodi matematici della meccanica quantistica. Metodi
metodi matematici della meccanica quantistica, poi anche metodi matematici della fisica di Cicogna, poi le violazioni di Friedrich Schuller e poi un testo che aspettate devo ritrovare, che magari vi linko qui, che parla di queste cose. Questo è un testo che parla esclusivamente di ciò. Aspettate un attimo che ve lo passo, vediamo se lo trovo. Aspettate un attimo, ragazzi, che sto cercando. Lo sto cercando, che ve lo linko qui, il libro. Mi pare sia questo. Aspettate un attimo. Si chiama Group Theory for Physicists. Ah, no, non è questo. Non è questo. È quest'altro. È quest'altro. Copio il link. Eccolo. Sono due libri, mi pare, ho linkato. Tutti e due di teoria di gruppi che ho studiato, però ho studiato solo quello dove sta il PDF, l'altro. Allora, mi piacerebbe studiare fisica e mi chiamo Gabri Physics One. Mi trovi? L'ho linkato anche sotto in descrizione. La domanda di prima, please. Non ti preoccupare, non ti preoccupare, Davide, che leggo assolutamente le tue domande. Le leggo assolutamente le tue domande perché, appunto, anche io all'inizio ho un sacco di voglia, dovevo subito iniziare, ancora oggi non sto morendo dalla voglia di vedere argomenti come la teoria delle stringhe, quindi io non so niente di fisica. Sì, sono tranquillissimi. Questo parte dalle frazioni, parte dagli insiemi. Quindi vai tranquillo, secondo me io l'ho letto in terza elementare questo, cioè quando appena iniziai a studiare, lo lessi, quindi cioè, conoscevo a malapena le frazioni, tu sei in terza media mi pare, no? Quindi conoscerai pure le equazioni, quindi sei già un pochino più avanti. Cioè, guarda le prime pagine, parla delle divisioni, parla delle divisioni. Quindi, anche per fisica, però magari ti consiglio prima di vedere. Sì, diciamo, però magari se vuoi vedi prima quello di matematica. Però anche questo, cioè, parte molto bene e finisce anche. Luca, questo non lo so, io non sono ancora dentro il mondo dentro il mondo dell'università, non so. Eh sì, come ha fatto Riccardo, se non rispondo alle domande, ripetetele. Gioco a scacchi, sì, però. E di cosa, Davide? Non devi, cioè, assolutamente. Lo faccio proprio perché sei come me, cioè io mi rivedo in te, quindi ovvio che aiuto. Non sono ancora dentro il mondo che hanno. Ah, ok. Non sono ancora dentro il mondo non sono proprio nel mondo dell'università ancora, quindi come dicevo prima. Sono forte a scacchi? Beh, sì, beh, diciamo che non gioco molto su internet. Ho imparato con mio padre a giocare, qualche volta ho giocato con mia zia, con mio nonno, con mio padre, appunto, e su internet. Beh. Luca, non sono nel mondo dell'università, come ho detto, però Pisa è una delle migliori. Genova non so, però io non sono nel mondo dell'università, quindi non ti so dire, cioè. Davide, assolutamente il gruppo Telegram è fatto per quello. È fatto per quello. Io, c'è tantissima gente più competente di me, ti risponderà. Quindi chiedi tutto quello che vuoi. Quindi stavo dicendo, quindi stavo dicendo appunto, secondo me, ecco, mi sono scordato. Sì, non gioco molto a scacchi, ecco. Cioè su internet, su online non gioco molto, però mi piace molto.
Vado a shoppare, bravo Davide. Ciao, farai un video sull'esperimento. Allora, sulle anomalie delle teorie di Gage e cose del genere, sì, farò un video, però credo che arriverà tra non molto, non po', sì, non molto, no, tra non poco, perché per arrivare al modello, io sto facendo un corso di teoria quantistica dei campi. E quindi in un certo senso sto ancora all'inizio, devo ancora arrivare. Quanti hai? Ne hai 13? Libro di nomi, 13 anni, sì. Grazie Maria. Non pensi che la tua attitudine nella gestione di YouTube e Telegram possa influenzare nel tuo... Allora, no, finché non cazzeggio, finché non faccio cretinate, perché finché continuo a spiegare, credo di no, anche perché questo possa rafforzare le mie conoscenze, anche togliermi dubbi nella spiegazione. Molte volte mi è capitato che spiegando mi sono tolto dei dubbi. E quindi finché continuo a spiegare, no, se comincio a fare il fesso, sì. Allora, io vorrei comprare un libro sulla meccanica quantistica, quale mi consiglieresti? Dipende dalle conoscenze di tematica che hai. Però se hai conoscenze di matematica non molto avanzate, un libro introduttivo che è mezzo divulgativo è il minimo indispensabile per fare della buona fisica di Susskind. Buona serata a te, Johnny. Va bene, ragazzi, allora io direi di chiudere qui. Che liceo scientifico farai? Nome? No, non credo, non sono della... si chiama Galilei. Il liceo che farò, Galileo Galilei, che è scientifico appunto tradizionale con latino. E quindi, ragazzi, allora io direi di salutarci qui, di vederci alla prossima con un'altra lezione di metodi matematici per la meccanica quantistica. E quindi ci saranno domande a cui non avrò risposto. Se volete, potete rimetterle qui sotto nei commenti. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.